buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Dorlone, sono un docente di Big Data presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Roma 3. Sono qui insieme al mio collega, il professor Paolo Merialdo, e due amici, i nostri ex studenti, Giorgio e Stefania. Ci troviamo presso la biblioteca di area scientifica tecnologica del Dipartimento di Ingegneria. È un luogo dove gli studenti vengono per studiare, hanno a disposizione attrezzature informatiche, dei personal computer, naturalmente la wifi e tutta una serie di servizi software a loro disposizione. Se ci pensate, tutti i giorni utilizziamo costantemente delle applicazioni software, per esempio quando facciamo ricerca su internet, quando ci facciamo guidare dal nostro navigatore satellitare, quando usiamo un sistema di messaggistica, quando consultiamo i social network per vedere cosa fanno i nostri amici. Per questo motivo l'ingegnere informatico è diventato una figura indispensabile presso tantissimi settori e per questo motivo molto richiesta nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è formare questa figura di ingegnere informatico e lo facciamo offrendo un corso di laurea triennale in ingegneria informatica e due corsi di laurea magistrale. Molto sinteticamente, il corso di laurea triennale prevede i primi due anni dei corsi di base tipici dell'ingegneria come analisi, fisica, geometria, sistemi di telecomunicazione e anche dell'elettronica, ma già dal primo anno offriamo dei corsi che sono orientati alla formazione dell'ingegnere informatico, come i corsi di fondamenti di informatica, calcolatori, algoritmi. Al terzo anno lo studente può scegliere tra due percorsi, un percorso che prevede l'approfondimento delle tematiche tipiche dell'ingegneria informatica, con corsi avanzati come le basi di dati, i sistemi informativi su web, i sistemi operativi, le reti, ed un altro invece che è orientato alla formazione nell'ambito dei sistemi di automazione industriale e la gestione d'impresa, con dei corsi specifici come la gestione dei progetti e l'automazione industriale. Offriamo poi due corsi di laurea magistrale che sono la naturale prosecuzione di questi due percorsi, una laurea magistrale in ingegneria informatica e una laurea magistrale in ingegneria gestionale dell'automazione, nella quale si approfondiscono da un punto di vista teorico ma anche e soprattutto da un punto di vista applicativo queste grosse tematiche. Una cosa importante che vorrei dire è che una peculiarità della nostra offerta formativa che la distingue rispetto ad altre offerte analoghe, innanzitutto è la estrema dinamicità dell'ambiente. Siamo un'università giovane e cerchiamo di tenerci al passo con l'evoluzione, in questo caso dell'evoluzione tecnologica. Per esempio, abbiamo attivato molto recentemente dei corsi che riguardano lo sviluppo di applicazioni mobile, i big data, la gestione e l'analisi dell'informazione su web, la sicurezza informatica, la bioinformatica e ne potrei citare tanti altri. Facciamo anche dei corsi in inglese nella quale invitiamo dei docenti di esperti di alta qualificazione che selezioniamo ogni anno per fargli presentare delle tematiche di forte attualità. L'altro aspetto che certamente è importante e che è un nostro punto di forza è il rapporto privilegiato con il mondo dell'impresa e il mondo delle aziende. Vero Paolo? Vero, sono Paolo Merialdo, insegno sistemi informativi su web nella laurea triennale e analisi e gestione delle informazioni su internet nella laurea magistrale. Sono anche responsabile dei rapporti con le aziende e in effetti è di questo aspetto che vorrei parlare. Da quando è stata istituita la riforma del 3 più 2, quindi da circa 15 anni, tutti i nostri studenti dalla laurea triennale devono fare un tirocinio di circa 2-3 mesi in azienda. Sostanzialmente poco prima della laurea lo studente va in un'azienda dove conduce, seguito da un tutor aziendale, un piccolo progetto, porta avanti una sperimentazione che può essere di interesse per l'azienda che lo ospita. In questo modo lo studente ha la possibilità di mettere in pratica quello che ha studiato e quello che ancora sta studiando, ha la possibilità anche in qualche modo di valutare se stesso. Spesso gli studenti sono spaventati dall'idea di affacciarsi sul mondo del lavoro, non sono sicuri delle proprie competenze. Attraverso questa esperienza hanno modo di misurarsi, hanno modo di misurare anche noi, o quantomeno la formazione che gli abbiamo proposto fino a quel momento. Le aziende che partecipano a questo programma con noi sono tantissime, sono più di 500, è stato molto facile trovarle, anzi sono loro che il più delle volte vengono a cercare noi. Gli studenti laureati in ingegneria informatica a un anno dalla laurea, secondo una recentissima
analisi statistiche di Alma Laurea sono impiegati per più del 90%, quindi le aziende sono felicissime di partecipare a questo programma perché facilmente riescono ad entrare in contatto con i nostri studenti laureandi. Le aziende partecipano anche nella didattica, in quanto le invitiamo spesso a tenere dei seminari, a raccontare casi di studio nei nostri corsi più avanzati. Ci aiutano anche nel spiegare agli studenti che cosa sono tutto quell'insieme di competenze che vengono racchiuse sotto il termine di soft skill, quindi come si scrive un curriculum, come si fa una presentazione, come si affronta un colloquio di lavoro, oppure come si fonda una startup. In effetti negli ultimi anni abbiamo cercato di dare un grosso impulso per quanto riguarda la cultura imprenditoriale dei nostri studenti. Tipicamente in Italia sono gli studenti delle scuole di economia che tendono ad avere ambizioni imprenditoriali. In realtà se guardiamo all'estero vediamo che le aziende più innovative sono state fondate da ingegneri informatici. Questo è abbastanza naturale perché gli ingegneri informatici hanno quel bagaglio di competenze che gli permette di avere un vantaggio competitivo, di proporre qualcosa di veramente nuovo e innovativo. Abbiamo quindi cercato di contaminare gli studenti, offrendogli la possibilità di entrare in contatto con l'ecosistema delle startup e queste iniziative hanno dato dei frutti notevoli. Sono nate più di 15 startup in pochissimi anni. Queste startup hanno creato lavoro, impiegano oggi più di 50 persone e valore, sono riuscite a raccogliere più di 5 milioni di finanziamenti da fondi privati. Io passerei la parola a Giorgio e Stefania, che effettivamente sono nostri laureati che hanno fondato una startup di successo, quindi lascio a loro raccontare un pochino quella che è la loro esperienza. Grazie Paolo, io sono Giorgio Sodolfo, sono il CEO di Filo, un ex ingegnere di Roma 3, laureato qui a Roma 3, e noi lavoriamo come società, come startup innovativa nel campo dell'internet delle cose, e abbiamo sviluppato questo piccolo dispositivo che uno collega alle cose per lui importanti, quindi le chiavi, il portafoglio, la borsa, e tramite un'applicazione è sempre possibile ritrovare i propri oggetti. Siamo una startup innovativa che, come diceva Paolo prima, ha dato lavoro oggi a circa 15 persone. Nasciamo fine del 2014, settembre 2014. Abbiamo già preso un round di finanziamento da più di 500.000 euro e oggi lavoriamo in tantissimi campi. Lascio la parola a Stefania, che è la nostra responsabile tecnica, anche lei ingegnere di Roma 3. Ciao, io sono Stefania De Roberto e diciamo che questo progetto Filo è nato quando io ancora non avevo finito la laurea. Anzi, è stato proprio un'opportunità per potermi laureare in quello che mi piaceva fare e che ha portato effettivamente alla realizzazione di un'azienda e di un progetto che è stato poi la mia tesi. In particolare l'università mi ha dato l'opportunità di capire quanto effettivamente avessi le capacità di coordinare un team di sviluppo e realizzare un'applicazione che ad oggi appunto sta facendo funzionare la nostra azienda, ma che allo stesso tempo mi permette di coordinare un team di 5 persone che lavorano sia per quanto riguarda lo sviluppo e le migliorie di questa applicazione, sia su altri ambiti che permetteranno appunto di portare la nostra azienda verso altri contesti e altri ambiti di sviluppo. Ti ringrazio Stefania, quindi non posso far altro che invitarvi a iscrivervi a questo corso di laurea, perché sono sicuro che troverete ampia soddisfazione durante il percorso di studi e fuori da qui nella vostra vita lavorativa. Grazie.